Buongiorno a tutti. Siamo all'Accademia Nazionale di San Luca in Roma e stiamo per continuare questo convegno di studi che è stato iniziato ieri all'Università La Sapienza, Facoltà di Architettura, e che continua oggi nella nostra Accademia e poi ancora nella Facoltà per esaminare come consuetudine e da parte delle università a questo preposte e da parte dell'Accademia di San Luca, che ha avuto sempre nella tradizione il fondamento della didattica e esplicare la sua funzione, che è quella di promuovere le arti, pittura, scultura, architettura, ma soprattutto sapendo che da quello che è stato il primo insegnamento proposto da questa secolare istituzione, sono nati gli studi sia delle belle arti che dell'architettura stessa. Quindi mi pregio dire che questa nostra sede è idonea a condurre e a portare avanti le analisi di studio, che sono anche analisi storiche, in questo caso sull'architettura. Devo dire che l'Accademia questo anno ha condotto un anno di lavoro che si può dire volto tutto all'architettura, e in un ambito anche particolare, che è quello romano. E questo mi dà l'occasione di dire che ancora l'Accademia, per ritornare ad essa, è un'istituzione romana nata a Roma, oggi Accademia Nazionale, ma che è nata, in quello che a suo tempo era lo Stato Pontificio, ma soprattutto la città di Roma, e che ha esplicato la sua grande attività proprio nei secoli dello sviluppo dell'architettura, che sono stati il 600, qui il 700 a Roma. E quindi tutto l'anno noi abbiamo fatto prima un convegno di studi sull'attività dell'Inacasa, che si può dire che riguarda la costruzione e la costituzione della Roma aggiuntiva a quella che è il nucleo storico nella costituzione che oggi noi vediamo. Abbiamo fatto una mostra sulla architettura nel senso del corso di studi portati avanti dal laboratorio di Paolo Portoghesi alla Sapienza. Abbiamo fatto una mostra per l'architetto Moretti in contemporanea con Marx, guardando l'aspetto particolare di Moretti che nel suo interesse per le arti figurative, nel suo rapporto con le altre arti. C'è da dire che l'Accademia Nazionale di San Luca fondava l'unità delle arti sul disegno, che oggi indubbiamente è un'unità delle arti esplicata attraverso il progetto. E per progetto ovviamente non intendiamo il semplice disegno, sia che sia della proposta progettuale o del progetto esecutivo, ma di una progettualità più ampia e più vasta, che è la progettualità attraverso i sistemi dell'abitabilità, che è una progettualità sociale e politica. Ed è questo. Oltretutto, oggi abbiamo ancora in piedi, che potete visitare nei momenti di intervallo, la mostra L'architettura italiana per la città cinese, portata a cura di Franco Purini, anche organizzatore di questo convegno, tra l'altro, e l'architetto Uberto Siola di Napoli, che abbiamo già presentato all'Expo di Shanghai in contatto anche di studio con alcune università cinesi, eccetera. Tutto questo per dire che oggi con questo convegno di studi su Piacentini completiamo anche un anno di interesse da parte dell'Accademia su questo tema particolare. Su Piacentini non è da parte mia, ma da parte di voi studiosi, di esprimere
l'intento di studio, di analisi profonda della sua attività. Certo, per quello che io ho potuto anche recentemente interessarmi di più nella lettura anche di questo numero di rassegna di architettura urbanistica, abbastanza vasto di proposte analitiche, di descrizioni, di senso critico, ho potuto rilevare, a mio avviso, come l'attenzione di Piacentini, come dovrebbe essere l'attenzione di tutta l'architettura, è rivolta principalmente alla città, e alla città particolarmente di Roma, ma alle città in generale, con una sua visione possibilmente non solo urbana, nella presenza, diciamo così, delle facciate, posso dire, che facevano da scena sul nuovo tessuto urbano, ma soprattutto per la strutturazione della città. Forse è un architetto che, per trovarsi da definire una nuova situazione urbanistica, ha dovuto, diciamo, perseguire il sistema prima della destruction, in un certo senso, prima di distruggere per poi ricostruire. Certo, è tutto da parte vostra essere analizzato nei giusti termini, ma c'è anche da dire che queste viabilità hanno dato la possibilità di rendere anche moderna la città in un certo senso. In un certo senso, certo, anche un uomo di grande vedute, nel senso che l'ha acquisito potere, in un certo senso, di distribuire anche le soluzioni operative, ha potuto mettere in campo, diciamo, una larga, appunto, operatività. Detto questo, mi sia consentito aggiungere un'altra cosa. Abbiamo parlato, e ho parlato di didattico, ho parlato di finalizzazione didattica dell'Accademia, e da cui nascono anche le università, e quindi dell'università per quello che è oggi, ma certo non possiamo, diciamo, anche al momento in cui ci riuniamo in quest'aula o in altre aule, non essere addolorati in un certo senso, o non tenere presente quelli che sono i movimenti che avvengono all'interno delle istituzioni preposte alla didattica per quanto riguarda la loro possibilità di esprimersi come, diciamo, istituti prima e soprattutto di ricerca e di formazione. Sappiamo tutti, e abbiamo coscienza di quanto sta avvenendo e di quanto da tanti anni si propone attraverso riforme interminabili. Non posso dire di più, io auguro in questo momento che si risolvano queste questioni, che si dia, diciamo, ascolto alle voci che esprimono il diritto a poter perseguire democraticamente il diritto allo studio e alla formazione, per una larga partecipazione sociale e politica alla costruzione di una sempre nuova società efficiente. E detto questo, io lascio la parola a professoressa Montoni, che conterrà che dirigerà il traffico di questo convegno. Un'ultimissima cosa, voglio dire questo, che come nasce questo convegno? No, mi pregio di dire questo perché l'Accademia di San Luca, il professor Purini, che è il nostro accademico di pregio, come tutti gli altri, venne a proporlo al consiglio di persona, diciamo, interessandosi anche a quello che era la partecipazione, l'allargamento alla Università La Sapienza. Quindi ci pregiamo di svolgere questo convegno in collaborazione, ma ci pregiamo anche, diciamo così, se minimamente, di dare diciamo questo, come devo dire, questo, di aver dato questo input iniziale a questi studi, che senz'altro, diciamo, contribuiranno a chiarire molte cose. Grazie a voi tutti. Buongiorno a tutti, da questa poltrona, un ruolo per me un po' inedito di parlare.
pratica in una sede così prestigiosa, e serve comunque di continuare a scandagliare questo personaggio, Marcello Piacentini, di cui ieri abbiamo sentito vari punti di vista, varie analisi, diverse valutazioni. E è un problema, uno scoglio della cultura italiana, e quindi questa mattina, forse potremmo, il giorno più freddo dell'anno, può essere utilissimo per acuire i nostri cervelli, per capire ancora meglio la personalità di questa architetta. Quindi do senz'altro la parola al Giorgio Muratore, professore di storia dell'architettura, da sempre interessato all'architettura italiana, romana, dell'Ottocento e del Novecento, e quindi con attenzione ascolteremo quello che ci dirà. Buongiorno, grazie per avermi invitato a questo convegno e complimenti agli organizzatori che sono riusciti finalmente a portare in porto un'iniziativa che erano anni, forse decenni che stava nell'aria. Credo che dagli anni 70 quasi che si parla di Piacentini, quindi bisognerebbe fare un convegno. Mi sembra strano, ma di fatto fino ad oggi non c'è stato, quindi la prima volta festeggiare questa ricorrenza. Quindi complimenti a Franco Burini, Giorgio Ciuccio e tutti gli altri Simonetta Lux che hanno portato finalmente in porto questa nave. Mi sembra che le ambizioni di questo convegno siano notevoli, perché si vorrebbe fare finalmente il punto sulla personalità così mal interpretata fino a oggi di Marcello Piacentini. Ieri abbiamo avuto un saggio evidente di quanto ancora siano vive le contraddizioni interpretative relativamente a questo personaggio. Abbiamo assistito a una, quello che alcuni chiamano, una splendida relazione al professor Bidotto, che io mi auguravo di essere qualche risposta praticamente dal punto di vista storiografico alle numerose domande che ci si pone quando si parla di Marcello. Invece no, si è messo nei panni dell'architetto e ci ha dato dei giudizi quasi estetici sull'opera d'arte. Sembra un po' deluso, mi aspettavo, sono venuto per imparare, cioè, dallo storico qualche cosa, visto questo storico scappato sostanzialmente di fronte a alcune questioni fondamentali. Forse poi l'intelligenza ha svicolato, diciamo, dalle trappole più comuni, si può dire, a chi si occupa di questo. E poi, vabbè, tutta una serie di interventi dove soprattutto quello di Mario Urbano mi interessava, credo che poi Mario Urbano sia la persona che si è occupata fino ad oggi di più dell'argomento, quindi non è un caso che da lui siano venuti suggerimenti più maturi rispetto a una via interpretativa che io condivido assolutamente, quella di andare a ricercare Marcello Piacentini, non per andare a cercare gli aspetti positivi a tutti i costi, insomma neanche andare a cercare le cose più ovvie, le frasi, le barzellette di Mugno, di Cederna praticamente sul personaggio, ripensi anche di Attento, insomma, non solo pensi di un libro datato, insomma, che fanno folklore, ma non aggiungono conoscenza, diciamo, semmai aggiungono drammaticità, la mancanza di dibattito, soprattutto. E poi in conclusione abbiamo assistito a un pezzo straordinario di Sandra, in cui sembra che nulla sia capitato sostanzialmente, che Piacentini fosse ancora vivo sostanzialmente, no? Quindi un pezzo che ha riportato in vita praticamente Marcello, insultandolo, dandogli delle botte con la testa, un po' di macelleria messicana, diciamo, sul piano di questo povero Piacentini. Io mi sono sentito di correre in soccorso quasi ieri sera, perché effettivamente ma neanche Zevi l'ha così massacrato praticamente. Mi complimento per la vivacità, nonostante il freddo, diciamo, anche della cattiveria, che poi è sempre divertente per tutt'altro. Ecco, di fronte alle cose che ci sono state dette ieri, vedete, mi sento molto imbarazzato di riprendere la parola questa mattina, diciamo, quasi in continuità con quell'intervento. Sì, perché io non sono più per, come dire, celebrare Marcello Piacentini, perché è da dire. Ma vorrei che ci si costringesse un po' tutti
a ragionare con gli occhi di oggi su questo personaggio, perché altrimenti continuiamo a ripetere, è anche divertente tante volte, ma insomma è il folklore degli anni 50, no? Quello che continuiamo a citare. E sono anche un po' imbarazzato perché la prima persona che in qualche modo cercò di rispondere laicamente a questo quesito, me la trovo seduta qui davanti, è stato uno dei miei maestri, Paolo Portoghesi, che fin da sempre, praticamente, da quando l'ho conosciuto nei primi anni 60, invece cercava di ragionare sul personaggio dando dei giudizi oggettivi, insomma, più ragionevolmente obiettivi possibili. E io mi ricordo ancora, in un suo lontanissimo libro sul librettismo romano, la prima volta che vidi fotografato, credo, proprio da Paolo Portoghesi, pure un Piacentini inedito, no? Piacentini era il retro della palazzina di Savoia, il bambino della palazzina di Savoia. Ecco un dettaglio che mentre tutti parlavano del Piacentini sventratore, del Piacentini massacratore di Roma, tutte queste balle che sono state dette, ci faceva vedere Piacentini onesto, bravo, professionista, sperimentatore addirittura di linguaggio, insomma Piacentini intelligentemente e ragionalmente contemporaneo, non dico moderno, ma sicuramente contemporaneo. Ecco, io partirei da lì, ecco, da questa possibilità, da questa necessità, da questo obbligo anche etico per chi fa storia, di non continuare a lavorare con gli strumenti di una critica operativa, così quasi un po' da militante, ma nel senso, come dire, militare del tempo. No, credo che sia il caso di prendere un po' di distanza. Allora cosa esce fuori? Esce fuori, secondo me, un personaggio che non è proprio quello dell'orografia negativa che fino ad oggi in fondo ha dominato. Esce fuori un personaggio di grandissima sensibilità, di grandissima intelligenza. Innanzitutto un personaggio che va collocato bene nella sua storia autodidattica, in qualche modo. Cioè come si è formato nel Cielo Piacentini. Cielo Piacentini è nato all'interno forse di uno dei più importanti studi di architettura attivi a Roma alla fine dell'Ottocento. Questo non va dimenticato, tant'è che spesso Piacentini ricorda questo suo alunnato presso il padre, proprio padre Pio, che naturalmente è stato un punto di riferimento importante per lui, ma per l'architettura di Roma in generale. Siamo in continuità con l'architettura abbiamo di tutto l'Ottocento, dell'Ottocento migliore, di Respignani, visto che siamo all'Accademia di San Luca. Io ho lavorato con Respignani e da quello aveva tratto certe cose e poi via via ha aggiornato il suo linguaggio rispetto a quelli che erano gli indirizzi prevalenti e anche preveggenti della sperimentazione internazionale. Pio è stato un grande architetto, insieme ad altri, lo troviamo a Koch, nella continuazione del monumento di Sacconi, e ebbene lì nasce Marcello Piacentini, nasce da questo brodo di cultura, non fa delle scuole regolari, non segue diciamo degli indirizzi, e forse questo è che ne fa un personaggio anche più interessante, un personaggio che si forma sul cantiere in qualche misura e dentro uno studio professionale di altissimo livello, quindi è quanto di meno secondo la tradizione di sempre, in fondo tutti i grandi architetti sono figli d'arte in qualche modo, no? Tutto il figlio dello Scalpellino, Mies, tutti i grandi personaggi nascono in qualche modo così, difficile che escono fuori proprio dall'Accademia tout court, mi dispiace che l'ho detto l'Accademia di San Luca, ma forse diciamo è storia per il diventano accademici. Diventare, no, vabbè, non è il discorso porta a parlare dell'aria. E quindi ecco questo giovanissimo Marcello che si fa interprete di una domanda, che è la domanda che viene oggi diremo dal mercato. Cioè, e da qui il titolo che è stato un po' poi manipolato nel mio intervento. Cioè, a me interessava parlare del Piacentini professionista, cioè del professionista ma in una maniera laica del termine, cioè non speculatore, non quello al servizio dei palazzinari oppure del potere politico, no. Ma è un architetto che lavora e quindi ha bisogno anche di inventarsi un interlocutore, un confronto, diciamo, materiale con il quale trovare poi alimento per la sua sperimentazione, perché altrimenti se no come fa a fare le cose. Sì, mi intervento, scusate, lo devo dire perché sennò poi qualcuno mi scambia le schiattarelle. Marcello Piacentini era professore d'architetto,
No, questo è un titolo che va bene per la casa dell'architettura, diciamo, no, io ho detto, diciamo, ma ce l'ho piaciuto il professionista, ecco, mi sarebbe piaciuto di più, almeno è quello che intendevo quando ho detto a qualcuno definitivamente questa cosa. Ma ecco, questo Piacentini professionista che cresce, cresce in una situazione che è quella offerta, diciamo, a un giovane rampollo di un'ottima famiglia di architetti nei primi anni del Novecento. Al di là delle occasioni pubbliche importanti, qualcuno ha parlato ieri della mostra dell'11, sicuramente fondamentale, dell'esperienza di San Francisco, insomma, tutte le cose importanti che lui ha fatto da giovanissimo, mi interessa invece vedere Piacentini costruttore di, cioè, di villini e di palazzini, nei primi anni del Novecento. E lui lo fa in alcuni quartieri importanti, anzi addirittura c'è un quartiere che ha portato l'imprinting della sua presenza, che è quel, non è un quartiere, c'è un Pinciano Salario, Parioli Pinciano Palazzo, quella specie di triangolo che va da Piazza Fiume fino a Piazzale delle Muse, per intenderci, Piazza del Bano, diciamo quel triangolo romano, nel quale lui ha lasciato delle tracce, secondo me, estremamente significative. Proprio a costo del quartiere Sebastiani, il quartiere dei Villini famoso, dove hanno lasciato tracce importanti, migliori docenti della nostra facoltà di allora. Marcello Piacentini lascia delle tracce che solitamente si intende definire sul termine secessionista, no? Questa specie di appartenenza di Piacentini in qualche modo. Io credo che sia anche secessionista, ma non solo. Certo, se prendiamo ognuno di questi edifici, quasi tutti hanno delle tracce vagamente viennesi, soprattutto sul piano decorativo, sul piano di certi riccioli, di certe cose che vengono non proprio da Orpi, ma diciamo da quella temperie che ha seguito la mostra degli ori sciti a Vienna, praticamente. No? Qui si ritrovano le stesse tracce, gli stessi disegni che trovavamo nella mostra di Vienna e poi li ritroviamo guarda caso sulle palazzine di Paglioli, no? Qui ci azzecca, niente, sono una fregnaccia, cos'è, da saltare di scala un decoro. Però significa anche praticamente un'apertura di credito nei confronti di una sperimentazione che è altra, diciamo, dei luoghi comuni un po' pecorecci della Roma dell'epoca, insomma, dei altri di oggi. Ecco, quindi un Piacentini professionista che affronta quelli che sono, diciamo, gli oggetti banali del lavoro quotidiano, quindi un villino, un palazzino, più né meno, ma che li fa diventare di volta in volta, da un lato lo specchio di una realtà che è molto superiore a quella locale, no? Quindi il fatto questo rimbalzare il suo linguaggio su quelli che sono gli itinerari della cultura europea non è da poco, diciamo, no? Più una palazzina Pia Salaria, o giù di lì, perché evidentemente significa cercare di forzare la mano per questo significato. E dall'altra cerca di, ogni volta, fa uno strano lavoro, che poi si ritrova spesso nella situazione professionale romana, cioè quella di non fare un villino isolato quando può, ma fare due, tre, no? È un'economia di scala tipica del palazzino romano, tanto apre un cantiere, poi se ne fa uno due, anzi se ne fa due e mezzo, perché ha dimezzato certi costi, magari da gruppo, ma all'epoca non c'era, ma insomma oggi sarebbe così. E lui lo fa spesso questo, non so, a Piazza Verdi, a Piave della Regina, in altre occasioni. Beh, naturalmente è un cantiere all'antica, insomma, ancora un cantiere tradizionale, un cantiere così a burbera in azione, naturalmente, no? C'è un ragionamento tutto fatto con le mani, dove l'aspetto decorativo raggiunge livelli straordinari. Insomma, la palazzina vicino a Piazza Galeno è un capolavoro dal punto di vista, ma forse lì era sollecitato dall'ambiente, perché lì c'era vicino una cosa di Milano, c'era più là due palazzine appresso, una cosa che aveva fatto suo padre, sulla Nomentana un'altra cosa di suo padre particolarmente bella. Insomma, lì era sollecitato forte, diciamo, in quella palazzina vicino a Piazza Galeno, di fronte addirittura forse il più bel villino di Roma, quello vicino, perché, come se non è il caso, fu maestro di scarpa, insomma, tutto sommato si è trovato in un contesto particolarmente sollecitato, poi c'era di fronte Ximenes, quindi una delle sue, come dire, odi e amori, praticamente, no? Basile, che evidentemente lui amava e condannava insieme. Insomma, tant'è che mi costruì davanti un palazzo per dimostrare quanto era stato sommato nel palazzo del Parlamento, no? Tutto sommato questo. Quindi un Basile dialettico nei confronti della presenza di Piacentini, più romano. E poi, no, torniamo indietro, torniamo verso Via Porpora, ecco, anche lì
due coppie, cioè una coppia di palazzine abbinate e un'altra palazzina più isolata. Insomma, però a fare isolato praticamente, cioè già in qualche misura in una condizione in cui naturalmente il rapportarsi con la città è praticamente impossibile, no? Cioè, è sempre stata criticata questa tipologia come una tipologia deformante di quella logica urbana della città. Beh, Marcello Piacentini fin da piccolo, fin da giovanissimo, in qualche misura cerca di raggiungere un significato che travalichi il lotto, che travalichi la dimensione del piccolo oggetto architettonico per dare un senso urbano in fondo a queste sue realtà. Ecco, per questo mi è sempre sembrato uno sforzo importante da sottolineare, perché rappresenta seriamente un modo di fare architettura, un modo di fare architettura secondo quell'idea di un'architettura che è vera soltanto se è anche pezzo di città, che è il libro poi del suo ragionare di edilizia cittadina. Quindi ecco, anche quando fa un villino a Piazza Verdi fa praticamente uno sforzo verso un'idea di città che è quella contemporanea che è sposata. Poi, soprattutto il modo in cui cavalca, diciamo, le trasformazioni anche tecniche del piano regolatore, no? Anche le varie varianti, l'invenzione della palazzina. Lui è bravissimo in questo, perché soprattutto nella zona tra Villa Albani e Villa Savoia ci lascia delle tracce fondamentali, cioè di come si ragiona sul termine villino nel senso della parola, nel termine palazzina nell'altrettanto senso della parola e nel termine, diciamo, di isolato a valenza urbana. Quindi sono i tre pezzi con i quali poi costruirà la città contemporanea, o comunque si costruirà la città contemporanea, perché in fondo già in questi anni comincia a vedere che poi non è che la deve fare tutta lui la città, no? Poi anche l'ambizione dell'architetto c'è un limite, ma deve indicare delle indicazioni di merito, delle prospettive di metodo. Quindi interviene quindi nei regolamenti, interviene, diciamo, come eminenza grigia, tantissime situazioni in cui c'è l'occasione e la necessità di dare forma nuova alla città. Demolisce qualche vecchio quartiere? Beh, credo che i vecchi quartieri, in buona parte, andassero. Cioè, adesso non esageriamo nel rimpianto di cose sostanzialmente fragili. Ecco, poi una buona metà di quello che è stato demolito, qui c'è tutto questo rimpianto cedernesco, insomma, forse è stato meglio così, insomma, al di là del traffico, insomma, proprio di genere. Ma d'altronde si veniva anche dai grandi modelli internazionali, prima fra tutte Parigi, insomma, evidentemente, lì poche speech, insomma, sul fronte a Roma è una cosa da educare, praticamente da Orsolina rispetto quello che ha combinato Osman qualche anno prima e che in qualche modo ci piace tanto, no? Poi questo piacersi tanto torna al fatto, e qui vediamo il Piacentini che gira il mondo, che naturalmente conosce benissimo Parigi, come conoscono tutti gli intellettuali dell'epoca, tutte le persone, tutti i borghesi dell'epoca, che sono tutti gli intellettuali, e poi comincia a conoscere anche il resto d'Europa. La cosa interessante è che oltre a questo amore straordinario per una città ordinata come Parigi osmaniana, naturalmente, quindi una città fatta con un'unica casa, tutto, no? E quindi anche questo spersonalizzarsi che lui ha successivamente nelle sue architetture, poi di cui parlava Mario ieri sera, ecco, non è altro, secondo me, di questo immedesimarsi nel grande fiume della città contemporanea internazionale, che vede proprio nella sciocchezza dell'architetto che si affermare a tutti i costi firmando un edificio una povertà di intento, mentre invece il contrario è in fondo quasi grupcianamente sotto certi aspetti rientrare nel grande alveo della produzione collettiva, dove forse il grande architetto intelligentemente cerca di inabissarsi. Questo è un altro aspetto che già si comincia a intravedere in questi anni, in questi anni di studio appassionato di quello che capita nel resto d'Europa. Cioè lui si forma sostanzialmente, diciamo, che fuori dai canali tradizionali della scuola, ma secondo, da un lato la dimensione artigianale dello studio di casa praticamente, no? Dello studio professionale, ma anche e soprattutto in quell'unico modo di apprendere che è quello di conoscere davvero l'architettura. Cioè l'unica cosa che un architetto, un giovane architetto impara è quando si trova dentro un'architettura magari a 1000 chilometri di distanza da casa, no? Allora capisce che lì c'è qualcosa, lui se le viste tutte, praticamente, le cose più importanti. Soprattutto in Germania. Cioè Germania, credo che sia uno dei pochissimi architetti italiani che, nonostante quello che si dice, tutti quanti guardavano la Germania, sì, ma nessuno poi c'era stato. Mi ricordo la storia di Ridolfi in Germania, una specie di barzelletta praticamente, non c'era neanche arrivato mai praticamente, solo per farsi timbrare una specie di borsa di studio, perché se no, non credo che è andato in motocicletta, non so, con
con qualcuno tracciato dietro, e poi il trattato di Brento va indietro di corsa. Ma insomma, ecco, questo è il rapporto con la Germania di alcuni di loro che peraltro abbiamo riconosciuto come maestri per lungo tempo. Ecco, no, sentire, in Germania si andava, andava all'Ipsia, andava a Bosso, andava a Berlino, andava a Burgo, cioè si è vista tutta, cioè la Germania è quella vera. Quella che oggi potremmo dire di provincia, quasi, ma anche poi invece la vera Germania, la città delle tante capitali. Le tante capitali dove lavoravano i tanti straordinari architetti che lui amava in maniera straordinaria. Io mi sono giusto scritti perché sennò me li dimentico pure, ma insomma, lui quando parla di Berg, di Schwarz, di Mutesius, di Bogans, di Perens, di Fahrenkamp, di Pölzig, di Jürgen, di Kreis, di Messer, di Sesser, di Lost, non è che parla di qualche un altro, cioè ti parla di gente che conosce, cioè dove c'è stato, che ne ha fotografati, è stato dentro quegli edifici. E ne parla in un modo che è l'unico serio per un professionista di assorbire il senso di quelle esperienze. Perché poi sono molto pochi stati gli architetti che hanno fatto questo, diciamo, in quel periodo. Pochi, pochissimi. Uno di questi, almeno relativamente alla parte olandese, è stato peraltro il braccio destro di Marcello, cioè quello di Gaetano Minnucci, che di fatto conosceva benissimo perché ci ha lavorato per anni, si era sposato anche un olandese, è stato lì e di fatto era il prolungamento tudocchiano della mano di Marcello Piacentini quando ha fatto l'università e poi successivamente, diciamo, e cito Ludolf non a caso, perché il Ludolf di Hilversum era il Ludolf dell'architettura che si fa città, e quindi quella dimensione straordinaria che poi di fatto sia la città universitaria che all'era Piacentini riuscì a portare felicemente a te. Ma diciamo, forse quelli che lui ha amato di più tra questi, no? Non ho ancora citato, a parte Berens che sicuramente lo amava moltissimo, indubbiamente, soprattutto per l'uso dei materiali, che poi Piacentini è stato veramente sapiente e anche sterilmente attento a dialogare con l'uomo nel quale lavora, no? So, pensiamo a che cosa fa, ovviamente. Con quei quattro edifici che fa ogni volta usa un materiale che poi è specificamente declinato in quanto romano a spiegare una certa realtà, ma questo poi magari ci torniamo dopo. Ma quello che dicevo è che naturalmente amava molto Hoffman, che sicuramente aveva conosciuto nella sua versione a Bruxelles, la storia sicuramente, poi qui c'è la nostra, non posso, mi taccio sull'argomento, che ovviamente amava particolarmente, soprattutto l'altro Hoffman, Ludwig, quello tedesco, che naturalmente era molto più interessante per Piacentini, che a Lipsia, a Berlino ha lasciato delle tracce incredibili. Gli edifici che oggi vengono guardati così con molta distanza, con molta disaffezione, ma che sono l'anima stessa della costruzione della città moderna europea. Quindi ecco, l'Hoffman di Berlino è sicuramente uno degli interlocutori più importanti dei Piacentini che ci interessa sottolineare. Ma diciamo che poi si può capire perché guarda con sufficienza Le Corbusier. Ma uno che ama l'Hoffman di Berlino, certo, a Le Corbusier di Fazzoletti. Cioè, si può capire, insomma, siamo agli anni in cui giustamente vince Jofan a Mosca, perché insomma così cosa andava a esportare. E questo Piacentini l'aveva capito benissimo. Aveva capito benissimo, cioè che c'era una dimensione dell'avanguardia che era del tutto ineffettuale rispetto alla realtà della città contemporanea. Cioè, non ci sono santi. Cioè lui l'utopia gli fa schifo. E evidentemente. È un personaggio con i piedi per terra, ma non è un bieco professionista, è una persona concreta, pragmatica, che vuole fare delle cose, vuole costruire e vuole lasciare un segno sulla città, ma un segno realistico. Tant'è che non è che si inventa chissà quali astrazioni, anche perché ci aveva sbattuto d'uso da piccolo, praticamente, quando aveva fatto le grandi intuizioni urbane, cioè spostiamo termini. Ecco, io credo che quella fosse stata una grande lezione. Cioè una cantonata colossale, spostare un binario, come diceva più volte Guaroni negli anni successivi, è la cosa più difficile in questo paese. Mai riuscire a spostare una stazione, qualcuno ci è riuscito, ma a costi altissimi. Ecco, lui sbattuta la faccia con quello straordinario progetto, peraltro intelligentissimo, di portare la stazione fuori Porta Maggiore, ha capito che non era quella la strada. E quindi
interviene nel tessuto vero, concreto, materiale della città contemporanea, e trovando che cosa? Trovando gli interlocutori giusti per fare quello che aveva in mente. Cioè, questo è il professionista straordinario, incredibilmente intelligente. Capisce, ma chi è che costruisce la città? Sono i politici? No, io non credo, cioè, per quello che non mi ha convinto la lettura della prima relazione di ieri. Sì, la politica è anche una componente, ma quanto la politica si appoggia a certe operazioni architettoniche o quanto certe operazioni hanno bisogno della politica? È un nodo abbastanza complesso e dissoluto. Veniamo ai giorni d'oggi. Quanto la nuvola è servita a Veltroni o quanto Veltroni è servito alla nuvola? Per dire, diciamo, tanto per capirsi. Quindi evidentemente il problema è trovare una, cioè, la via giusta per arrivare a un obiettivo di grande, enorme concretezza. E questa è una cosa che, se uno guarda cosa ha fatto Piacentini, diciamo, da quando è morto nel 25 in poi, praticamente, il Piacentini post-mortem, secondo alcuni, beh, insomma, segnala un'intelligenza del problema, questo straordinario fantasma dell'architettura contemporanea. Ma insomma, capite, chi è che costruisce, ricordo? Sono le imprese, non le imprese, le industrie e i monopoli, le grandi strutture, le grandi assicurazioni, come ovviamente capita in tutto il resto del mondo. Evidentemente mi ha girato e ha visto che in Germania, in Francia, in America, chi è che costruisce i grandi complessi? Le grandi assicurazioni, oppure le grandi industrie. Cioè, l'edificio di Berenz più bello di tutti che esiste al mondo, che è quello della Mannesmann. Se non c'era la Mannesmann, Berenz stava ancora a disegnarsi la casa, praticamente. Evidentemente ci vuole un interlocutore, e allora ci vuole Pirelli, ci vuole il Banco di Santo Spirito, il Banco di Roma, la Banca d'Italia, cioè tutti quelli che sono, come dire, i veri portatori di un meccanismo che poi riesce a costruire la città. Se poi andate a vedere di fatto i primi appunti, i primi argomenti e anche i primi numeri di Civiltà, la rivista dell'Euro, praticamente, vedete che sostanzialmente la cosa più interessante da leggere, come sempre peraltro nelle riviste che parlano di architettura, non è tanto l'articolo di circostanza relativo alla bellezza o meno di tutte cose, tutte piaggerie del cavolo, in cui magari l'architetto amico parla, diciamo, quanto è bello, quanto è bravo, quello sono fregnacci, non dirsi là, una cosa importante è spogliare le pagine di pubblicità. Come oggi Domus, non so, Domus è più pubblicità che testo, chi legge Domus per il testo, non so, porta a casa perché c'ha 250 pagine di pubblicità. È lì che ci sono i riccioli, come dire, per qualcuno. Ecco, è evidente che sta lì la ciccia. E Piacentini lo sapeva. E quindi quando poi costruirà, diciamo, dei pezzi straordinari di città, perché dopo aver fatto le palazzine Paioli, e poi dice no, andiamo al centro, praticamente, andiamo al centro e costruiamo lo SDO, a Via Veneto. Praticamente lui si inventa un modo di intervenire nel centro storico, demolendo poi neanche più di tanto quella zona, insomma, fatto, diciamo, aggiustando soprattutto una serie di situazioni. Sei situazioni che partono dalla viabilità, partono dalla definizione dei nodi urbani, perché deve funzionare innanzitutto la città. Pensiamo a Santa Susanna, no? Evidentemente è un nodo essenziale, lo stesso capita nella curva, nelle due curve di Via Veneto, un aggiuntamento importante all'interno di un tessuto preesistente, ma non denso, naturalmente. Eravamo quasi già fuori, non fuori porta, ma insomma poco prima della porta. Ecco, lì troviamo il più grande Piacentini che ci sia nella nostra città. Perché lì troviamo veramente la concatenazione di tutta una serie di elementi che vanno dal disegno urbano fino all'uso del tufo sperone. No? Ecco, lì abbiamo lo snodo, che lui aveva già studiato per il Teatro Nazionale, della, diciamo, di quell'avverbio, poi diventa il fulcro di tutto, lo scippo a Busi di Ricci, no? Gli frega le dedicate, professionalmente questa domanda. Vince il più dentro agli affari. Quello straordinario albergo ambasciatori che ospita qui gli affreschi di Gadolin che abbiamo visto ieri sera, splendido esempio di arte al servizio della comunicazione architettonica. Bene,
Ecco, quello è un, credo, un primo tassello importante per capire Piacentini, peraltro anche particolarmente intrecciato con una cosa che a cui tengo molto, cioè con le arti decorative, con l'arte pure. Calorini da un lato, le tedofore, i dazi dall'altro, no? Evidentemente scultura, pittura, tutto si tiene all'interno di un ragionamento che non è pura arte decorativa, ma è architettura nel senso migliore e accademico del tempo, no? Qui l'architettura è come nel fregio di scuola andreottiana, che sta all'ingresso della, del suo studio a Lungotevere, e la colonna circondata, diciamo, dalla figura con la tavolozza, la figura col martello. Che evidentemente sono le due immagini forti che alludono alla pittura e alla scultura. Bene, ma torniamo a Via Veneto, noi stiamo in curva praticamente, e quindi di fronte costruisce un capolavoro, quella sede della BNL, che è sicuramente uno degli edifici più invisibili, perché se quando state lì davanti, voi ci passate davanti, non sapete che cos'è quella cosa, è una cosa quasi da tralasciare, no? Non è che suscita l'attenzione perché ci mette lo straordinario bassorilievo di granito rosso all'angolo, no, suscita l'assoluta disattenzione. Ecco, credo che in questo sia la grandezza di quell'edificio, cioè questa capacità, un edificio così importante, così angolare, così cardinale nella costruzione di quello spazio, l'idea di non esserci. Ecco, pensiamo a cosa fa a pochi passi l'edificio dell'INA, no? Tutti quei riccioloni, quei cornicioni a 50 metri più in basso. Volgarissimo, diciamo, anche se è frutto di un ottimo lavoro, di un ottimo architetto. Ma insomma, questa BNL insomma, credo che raggiunga il massimo dell'attenzione in questo suo dissolversi sostanzialmente come immagine forte. E poi scendiamo verso Piazza Pellegrini, beh, insomma, il Palazzo delle Corporazioni, semplicemente, non mi dispiace usare un termine così inutilizzabile, ma è proprio lavoro a tutti gli effetti. L'architettura vittoria. Il palazzo che più di altri rappresenta il fascismo, ma Cristo, è il signor palazzo, è un'architettura di un'intelligenza incredibile, che potrebbe stare ovunque in Europa, a prescindere dallo sperone verde, dal tufo che ne è connotazione essenziale in quanto romano, ma potrebbe stare dalla parte della Piazza Rossa, là dietro, dentro l'Accademia delle Scienze. Ecco, se ci trovassimo un edificio del genere sarebbe benissimo, magari con qualche nipotino di Johann, che peraltro aveva studiato a Roma gli stessi anni. Ma ecco, questa capacità quindi di segnare anche i luoghi del potere, insomma con edifici di enorme dignità, di enorme valore, di enorme spessore culturale. Qui evidentemente non è un architetto al servizio del potere tout court in maniera pompieristica, no, è un architetto che capisce l'importanza di un messaggio collegato a un ruolo importante dello Stato più che del regime. Ma poi, se siamo praticamente arrivati a Piazza Barberini, beh, dobbiamo risalire per via San Giovanni Adolentino. È una stradina, un vicolo, perché non facciamo via, come si chiama quella che sale su di Soate, no, per di Soate è quell'altra. Saliamo su e qui troviamo addirittura una sequenza, in pratica, una sequenza straordinaria. Secondo me in questo caso Piacentini gioca da maestro, perché le sequenze per lui sono importantissime. Già ci aveva provato, ci era riuscito, comunque negli stessi anni ci è riuscito su Lungotevere, no? Quando dalla palazzina Patera sta giù in fondo quella strana struttura complessa, che non è neanche un villino, non è neanche una palazzina, non si capisce neanche cosa sia in fondo a Via Giulia, costruisce quella specie di prua che è l'inizio di un percorso lungo il Tevere, che lui sviluppa e che poi ritroveremo nel suo studio, di cui qualcuno ha parlato ieri, che è un'opera senz'altro importante, quasi losiana per certi versi, da un certo punto di vista, che rappresenta sicuramente un punto, una torre panoramica su quella che era la sua idea di città, di fronte al Palazzo di Giustizia, la grande Mole Romana, e poi, la sua opera, una delle sue opere migliori, la Casa Madre di Milano, delle sue due fare, e poi in fondo quell'importantissima operazione quasi postuma che è via della Conciliazione. È un accanirsi di Obelischi, insomma, è anche una citazione di Cedeno. Quella è una strada importante che segna la conclusione di secoli di dibattiti che poi, se dobbiamo parlare male per forza, certo, ha cambiato la fisionomia dei luoghi. Va bene, per fortuna, viva la faccia. E poi continuiamo, per dire, in questa sua processualità tiberina, quel capolavoro straordinario delle case di Torre Piazza Nicosia, l'isolato Federici, che credo che sia una delle operazioni più interessanti fatte
Don Piacentini cosa? Monumentale, vittorio? No, semplicemente intelligente, uno che è riuscito a fare un pezzo di città praticamente attorno allo sventramento, alla collezione di quattro case che si affacciavano con i cessi su te, insomma, ecco, non è che poi il ripianto è enorme. Prendete le fotografie che c'erano, ciò che credo sia molto più importante quello che c'è adesso. Devo chiudere? No. Sì, chiudo. Ma finisco l'uomo d'Eva e poi torno a Piazza Barberini un secondo e risalgo su via San Nicola Tolentino, dove praticamente c'è prima una cosa che ha fatto anche col padre, no? Cosa dei tedeschi, di cos'era? Insomma, un collegio germanico, se non mi sbaglio, sulla destra, salendo. Quando discendono di mattoni, un po' ottocentesco, un po' si vede un vecchio convento in cui ci ha messo la mano più volte, ci è ritornato, però è già un isolato importante che riesce a dialogare con quello che c'è di vecchio centro storico da una parte e con l'altro, con la nuova realtà che si è andata sviluppando sulla nuova direttrice che andava verso terra, quindi quello è importante. Ma se si va più avanti, troviamo lì la Dellina. Dellina che è un capolavoro assoluto, soprattutto in quella facciata prospiciente l'attuale Fiammetta. Credo che sia uno dei pezzi di architettura più belli mai realizzati da Piacentini e anche da altri architetti nella Roma di quegli anni. Qui addirittura la lezione di un personaggio sconosciuto come Pistrucci viene recuperata, le case di San Arriva praticamente vengono riprese, rielaborate e metamorfizzate in un'opera straordinariamente contemporanea. Credo che quella facciata breve su via San Nicola Tolentino, ancora si chiama così dopo diventa via Carducci, è semplicemente anche nell'uso del materiale, non è più il tufo verde di via Veneto, ma quel tufo rosso, giallastro, anzi molto rosso praticamente, che abbiamo utilizzato per quel fianco di Pino. E poi tutto isolato sicuramente. E poi chiudo con una citazione, una battuta, è l'ultimo edificio che io attribuisco assolutamente a Piacentini, anche se non c'è nessuna prova negli elenchi di Urbano Manca, quindi non è di Piacentini, ma io sono convinto che sia suo, o comunque piacentiniano, ma insomma non lo so, io credo che sia di Piacentini, io lo attribuisco tanto al postumo, quindi è morto, quindi non c'è nessun problema. E c'è il Palazzo della Montecatini, ecco lì, all'incrocio tra praticamente il Ministero delle Finanze e il Ministero dell'Industria, questo palazzo triangolare straordinario in cui da una parte c'è un frammento di mura serviana sormontato da un arco citato in un momento in cui l'arco non si citava naturalmente, quindi anche un'operazione quasi post-mortem che naturalmente fa con grande eleganza, e dall'altro questo angolo americano stondato, decorato, che è uno dei pezzi importanti dell'architettura, che sia di Piacentini non lo so, comunque glielo attribuisco. Grazie. Ringraziamo molto Giorgio Muratore per la sua capacità di dare giudizi ragionevoli, cosa che altri non sanno fare, e posso semplicemente sottolineare un paio di cose. L'una, la formazione del professionista in cantiere e nello studio. Siamo prima, molto prima di qualunque idea di fare una facoltà di architettura. Probabilmente è stato sbagliatissimo fare una facoltà di architettura, e infatti Piacentini si trova molto a disagio in quel famoso dialoghetto di cui si parlava ieri. E questo però è comune a tutti quelli della sua generazione. Quelli che vengono dopo saranno un po' peggiori e poi saranno tutti sempre forse un po' peggiori. Seconda cosa che notavo era questa, ed era una domanda che mi ponevo anche io. Perché Piacentini si distoglie a un certo punto da quel fare bellissimo, secondo me, dei suoi villini, delle palazzine, che anche a te mi pare, se ti sembra ancora, non la cosa migliore, perché da come hai concluso sembrerebbe che poi invece il capolavoro il vero capolavoro viene dopo. Cioè, cosa si distoglie per fare quell'architettura che ieri Lupano chiamava stile impersonale, che tu oggi dici addirittura benjaminianamente il luogo della disattenzione, ecco. Effettivamente probabilmente Piacentini pensa che non deve fare un'architettura attenta e personale per il suo cliente, evidentemente devi assumere. Mi sembra che c'è un inizio di risposta a questa domanda, però lascia effettivamente lì un filone molto interessante che fa la edilizia cittadina.